Un fumo denso e nero come la pece che sale in cielo. Siamo a Pescara, zona sud. Insieme al fumo le fiamme che avvolgono la stazione Enel di Via Tirino per l'esplosione di un trasformatore elettrico ad alta tensione. L'allarme è scattato subito. Sul posto una squadra di vigili del fuoco che ha provveduto ad una prima messa in sicurezza della zona e poi allo spegnimento delle fiamme. Intervenuti anche personale della Polizia di Stato, Polizia Municipale e i tecnici della società Enel. I testimoni raccontano di un forte boato e poi di uno scoppio. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L'incendio ha però fatto saltare la corrente in alcune zone della città e anche nei comuni limitrofi come Francavilla al Mare e Torrevecchia Teatina. In tilt i semafori della zona. La testimonianza raccolta a caldo da Enrico Giancarli. Io rubo solo 10 secondi a Giuseppe Coia, tecnico dell'Enel, per farci spiegare cosa è successo. Allora, si è verificato un incendio al trasformatore, però subito abbiamo messo tutto sotto controllo e in sicurezza e ora già abbiamo ripristinato tutto. Ci sono stati disagi per la corrente a Pescara? Pochissimi, perché noi abbiamo la possibilità di rialimentare da altre parti, quindi è solo stato il tempo tecnico di rialimentare, quindi non abbiamo avuto nessun tipo di problema.